Eccoci qua, signori, Big Luca, il più milionario di Dubai. In questo video ti voglio spiegare perché non esistono i lead a poco prezzo. Ne parliamo dopo la sigla. Non c'è la sigla. Allora, signori, c'è un problema, c'è una perversione che hanno le persone quando si approcciano al marketing online. È un problema molto serio per i tecnici, ok? Ed è un problema abbastanza serio, anzi direi molto serio, per tutte quelle persone che non capiscono l'aspetto strategico dietro l'online marketing e non riescono a monetizzare. Uno tra i primi problemi è la vostra assoluta perversione nell'acquisire i cheap lead. Quindi ci sono un sacco di persone che tentano di prendere i lead da Facebook a 30 centesimi, a 1 euro, a 2 euro. Lasciando perdere il costo per lead di Facebook, ok, i lead non vengono solo da Facebook, potreste fare un'azione cartacea, potreste fare degli annunci sul giornale, potreste fare degli annunci sulla radio. Il tema, una delle cose più importanti che mi ha insegnato Dan Kennedy, è che non esistono i lead di qualità a poco prezzo. Ora, che cosa vuol dire questo ragionamento? Voi non vi dovete preoccupare tanto di quanto costano i lead sul front end. Cioè, se costano 1 euro, se costano 2 euro, se costano 3 euro. Ciò che voi dovete guardare è il customer lifetime value, ok? Cioè, quanti soldi è disposto a pagare in media un cliente potenziale che voi acquisite, diventa cliente e nel tempo vi dà dei soldi. Questo è tutto ciò che conta. Perché? Perché è molto 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 difficile, io direi quasi impossibile, anche secondo Dan, sopravvivere con un monoprodotto che ti permette immediatamente di marginare. Ho già spiegato che è molto utile marginare già solo con il front end, ma in ultima analisi, quando vi espandete, dovrete avere diversi prodotti e servizi, anche e soprattutto ad alto costo, che le persone comprano. Quindi la stessa persona compra due prodotti, compra quattro prodotti, compra cinque prodotti. La qualità di una persona che va avanti a comprare, che compra prodotti sempre più costosi, si paga in termini di acquisizione. Lasciate che vi faccia un esempio. Allora, quanto è difficile, se tu mi stai guardando, sei una persona istruita, magari una persona che ha due soldini, sei un imprenditore, un libero professionista che è letteralmente tartassato su Facebook di annunci, ok? Di ads, di video, di Lamborghini, di io sono il migliore e sono il meglio e io ti faccio, ti aiuto e io sono lo strategist di qua, di qua. Lasciamo perdere che non c'è nessuna verità dietro questi annunci nel 99% dei casi, ma non mi focalizzo in questo video. Quanto è difficile ottenere la tua email? Perché purtroppo non si capisce che i lead sono persone, ok? Beh, se voi volete per esempio ottenere l'email o il numero di telefono di Big Luca, dovrete raggiungermi in più posti su internet. Magari dovrete mandarmi un materiale cartaceo a casa. La vostra attività di marketing deve essere molto molto interessante e per certi versi molto martellante. Sicuramente la prima volta che io vedo il vostro annuncio su Facebook non vi do niente. Dovete servirmi, dovete darmi un sacco di impression, ok? Di impressioni. Questo che cosa fa? Fa lievitare il costo per lead. Quindi non esiste il concetto di ottenere un sacco di indirizzi email di qualità. Che cosa vuol dire qualità? Di persone che spendono adesso e spenderanno dopo e che quindi andranno a fare un offset del costo di acquisizione. Perché più prodotti tu compri da me, più corsi tu compri dalla Big Luca International, più il costo che noi abbiamo sostenuto per acquisirti diminuisce, perché se noi ti acquisiamo a 300 e tu spendi 1000, abbiamo guadagnato solo 700. Se tu spendi 7000, potevamo spendere anche 600 per acquisirti. Quindi è quello il ragionamento dei grandi. Molte persone hanno dei business, degli info business, non cambia, e la loro più grande perversione si vede subito un marketer inesperto perché sta a guardare il CPL. Ora, benché ovviamente sia giusto tentare di tirar giù il costo per lead e ottimizzarlo, non c'è nessuna ragione per acquisire gli stessi lead che comprano le stesse cose a 7 euro se si possono acquisire a 3 euro. Questo è assolutamente pacifico. La realtà è che nel 99.9% dei casi ci sono delle eccezioni. Le persone che entrano a 3 euro non sono, per definizione, ve l'ho appena spiegato, persone che entrerebbero a 7 euro. Magari non avete questo problema sul front end, ma se poi misurate quello che questi leads comprano in un arco temporale di 6 mesi, scoprirete che quelli che entrano a 10, cavoli, spendono 3.000 euro in media. Quelli che entrano a 3 spendono 300 euro.
E quindi la persona che non sa questa cosa qua, l'imprenditore che non è in grado di analizzare questi numeri e si basa solo sul costo per lead, e questo è specialmente vero per chi? Per imprenditori liberi professionisti o che si affidano ad agency che non hanno la minima idea di come monetizzare, non hanno altri dati da guardare se non il CPL. La perversione del CPL, ok, del costo per lead, cioè di quanto costa un cliente potenziale, quanto costa far scaricare il manualetto gratuito alla persona di turno e farsi lasciare i dati per poi essere messo in un follow up di email, manteniamola semplice, ok? È una cosa, una perversione dei tecnici, perché non hanno altri numeri da guardare. Essendo in questo giochino da qualche anno, facendo consulenze e avendo molta esperienza anche internazionale, avendo lavorato con tantissime persone, vi posso dire con assoluta certezza che a meno di eccezioni, che di solito non capitano, perché sono eccezioni, ok? Le persone che voi acquisite a 10 euro avranno un customer lifetime value infinitamente più alto che vale la pena acquisire per poi marginare dopo. Questo spiega anche il punto di stallo di molte aziende online e offline, quindi ci sono dei liberi professionisti che magari fanno consulenza, acquisiscono dei lead, riescono a vendere magari il corso prima della consulenza, la prima sessione, ma poi si accorgono che non sono persone di alto profilo e questo li rende ancorati a una continua lead generation per vendere il primo prodotto, ma poi in media le persone non comprano gli altri. Questo crea un problema. La crescita è determinata dal customer lifetime value, non dai lead. Cioè ci sono X trucchi che voi potete fare a livello di lead generation. È 2 anni e quasi e mezzo che ripeto le stesse cose, purtroppo ancora moltissime persone non l'hanno capita perché vengono martellati anche con messaggi contrastanti, va bene? Ci sono X magie che voi potete fare su Facebook, ci sono X e finite magie che voi potete fare su AdWords, ci sono finite magie che voi potete fare per fare un blast cartaceo su una lista di indirizzi per abbassare il costo di acquisizione. Cioè dopo un po' non c'è più niente da fare. Non risolverete il problema del fatto che marginate poco, ok, su Facebook. Cioè dopo che voi acquisite dei leads a un costo ragionevole e se non sapete quanto queste persone che entrano da un costo che voi considerate ragionevole comprano, non potete neanche capire quanto spendete. Questa è un'altra cosa. Se non iniziate a vendere, ragazzi, è inutile parlare di CPL alto o basso, perché è alto o basso secondo cosa? Secondo la tua impressione? Secondo gli altri CPL di altre persone che non guadagnano? Com'è che la Big Luca International fa dei milioni e io vi dico che vanno benissimo i lead a 10, 15, 20 euro e persone che guadagnano o aziende che guadagnano molto ma molto ma molto ma molto meno, specie in termini di profitto che poi è generato dal customer lifetime value, ok, dall'average customer lifetime value ovviamente, non solo da quello di un cliente, ma si fa una media, in media le persone con noi spendono 5.000, chiaramente c'è chi ne spende 50, c'è chi ne spende 5, va bene? Che numeri, che benchmark abbiamo? Un lead a 2 euro va bene o non va bene? Un lead a 5 euro va bene o non va bene? L'unico test sensato che avete, in modo fattivo e pratico, è guardare quanti prodotti e servizi comprano dopo che li avete acquisiti. Se non avete un alto customer lifetime value, non starete in piedi, ok? Perché dovrete continuare a sostenere il costo di acquisizione clienti, che chiaramente tenderà ad aumentare e voi invece tenderete a volerlo mandare sempre più in basso. Questo vi porterà a fare delle assolute porcate su Facebook, vi porterà a spendere 10 ore su Facebook al giorno per continuare ad accendere e spegnere le campagne. Questa cosa qua ha chiaramente una valenza, ripeto, non regalate soldi né a Facebook né ad AdWords, ma dopo un po' è finita, ok? Dopo che avete i lead a 5 euro bisogna lavorare sul dopo, che poi è il vero aspetto di marketing per tirare in su il vostro profitto. Quindi, consci di questa cosa, non vi focalizzate su quanto costa un lead, non ascoltate nessun tipo di agenzia o di pseudo professionista che ha come massima perversione il tirare giù il costo per lead. Affidatevi a persone che hanno come massima perversione l'acquisire tanti lead e spremere tanti soldi da questi lead, non perché li scammate, ma perché vendete un sacco di prodotti e servizi. Quando le persone entrano e comprano un prodotto, hanno voglia di solito, se vendete delle cose che loro piacciono, di comprare più prodotti e più servizi. Questo è il motivo per cui tutte le varie aziende, non solo
definibili gli info marketer fanno i lanci, lanciano fuori le robe, ci sono sempre nuovi progetti, perché fondamentalmente le persone vogliono comprare di più. Uno dei problemi è non avere questi prodotti, questi servizi da offrire. Ma in definitiva, fare un'azione per raggiungere persone di livello che sgancino la grana costa, ok? Mettersi di fronte a certe persone costa. Fare un meeting, per esempio, dove hai 10, 20, 30 milionari in una stanza costa, perché sono persone difficili da raggiungere. Quindi quando vi arrivano i cheap leads, voi dovete innanzitutto considerare perché costano poco. Perché queste persone che dovrebbero comprare tanto da me, Facebook le raggiunge subito e questi sganciano subito l'email? C'è già un primo problema. Ora voi potreste andare sulla massa e quindi sono persone che vi danno le email e i numeri di telefono con una certa facilità, però conducete questo test, ok? A un certo punto dovrete essere in grado di capire quali lead vi pagano di più. Un'altra componente strategica è che se il vostro business dipende da avere un costo per lead molto basso, voi siete rovinati, perché che cosa succede se Facebook vi alza il costo per lead? Ogni anno il costo aumenta, prima o dopo vi butta fuori dal mercato, perciò dovete lavorare con quello che viene dopo, cioè con il customer lifetime value, con gli upsell, i cross-sell, un continuo follow up e telefonico e tramite email di continue offerte per aumentare e per andare a fare un offset, e cioè per far pesare percentualmente sempre meno il costo di acquisizione cliente. Ok? Spero che abbiate capito. Sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Arrivederci.